Un'altra equivalenza di tempo. Abbiamo una durata di 8,25 per 10 alla quarta minuti. In pratica, in formato decimale, sarebbero 82.500 minuti. Vogliamo esprimere questa durata in giorni, di days. Come facciamo? Sempre nel solito modo. Il numero 8,25 per 10 alla quarta lo ricopiamo. Al posto di minuto, dobbiamo esprimere un minuto in giorni. Siccome un minuto è molto più piccolo di un giorno, conviene fare prima il rovescio, cioè un giorno espresso in minuti. Un day, un giorno, corrisponde a 24 ore, ciascuna ora 60 minuti, quindi corrisponde a 1440 minuti. Facciamo quindi al contrario, se un giorno sono 1440 minuti, un minuto è una frazione, è un 1440esimo del giorno. È quello che cercavamo noi, un minuto è un 1440esimo del giorno. Perciò, dopo questa sostituzione, facciamo i calcoli e otteniamo questo numero, 8,25 per 10 alla quarta, eccolo, diviso 1440, che qui ho scritto in formato scientifico, 1,44 per 10 alla terza. Quindi faccio questa divisione, 8,25 diviso 1,44, fa 5,73, poi però qui viene 10 alla quarta, 10 alla terza, fa 10 alla prima, quindi 5,73 per 10, 57,3 giorni. E l'equivalenza è finita. 8,25 per 10 alla quarta minuti, quindi 82.500 minuti, corrispondono a 57,3 giorni.